Allenatore. Capisani Francesco, responsabile settore giovanile e preparatore atletico prima squadra. Sente bene? Sì, sì, si sente benissimo. Ok. Partiamo da Simone. Va bene, innanzitutto se mi potete parlare delle squadre. Allora, niente, faccio un piccolo bilancio dopo 2 mesi di attività. Settore giovanile è composto da 9 squadre, andiamo dalla juniores fino ai piccoli amici, con 2 squadre di allievi e 2 squadre di giovanissimi che fanno campionati regionali. Abbiamo circa un insieme di 170 tesserati che svolgono un'attività 3 volte alla settimana nei nostri impianti sportivi, che sono di Via Napoli, l'impianto sportivo Palmanova e qui a San Biagio. Quindi l'attività si svolge, diciamo, a tempo pieno tutti i giorni della settimana, con coinvolti un buon numero tra collaboratori e allenatori. Io non so, il campionato è già iniziato? Sì, i campionati sono già tutti iniziati, è un po' prematuro fare, diciamo, dei bilanci, però l'attività giovanile è prettamente ludica e promozionale, diciamo, quindi non deve essere formativa sia dal punto di vista sportivo, ma soprattutto dal punto di vista, diciamo, della crescita personale, quindi il risultato tecnico viene poi in secondo piano. Quello dell'anno scorso invece com'è andata? Il settore giovanile dell'anno scorso ha avuto una notevole crescita, perché è cresciuto sia per il numero di giocatori tesserati, sia per il numero di squadre partecipanti ai campionati. E quindi... Hai stoppato? Allora, per la nostra attività di quest'anno abbiamo preso molto spunto dall'attività dello scorso anno del settore giovanile, perché già lo scorso anno era molto cresciuto riguardo i numeri sia dei tesserati che delle squadre partecipanti ai campionati regionali, che sono un po', diciamo, il lustro della società. E quindi abbiamo continuato il filo conduttore dello scorso anno per portare avanti un'attività che viene programmata, diciamo, non annualmente, ma diciamo di 3 anni in 3 anni. Diciamo. Come facciamo con il coach? Vuole che venga di là così? Ma uguale. È uguale. Il microfono. Il campionato è già iniziato. L'avevo letto, però insomma, purtroppo non seguo. Ah, scherzo. Cosa ci può dire lei della squadra? La squadra è stata formata quest'anno, rifondata completamente. Abbiamo puntato su molti giovani nel nostro settore giovanile. E con l'aiuto del professor Capisani credo che stiamo facendo un ottimo lavoro, a prescindere dai risultati che comunque sono dignitosi fino a questo momento, considerando anche che abbiamo avuto parecchi problemi di natura traumatica. Il discorso è proiettato anche questo verso il futuro, cercare di riportare molti più giocatori del paese in prima squadra, e le condizioni per farlo ci sono. Poi sarà a campo a dire se abbiamo operato bene. Consideriamo anche che siamo in un girone che per noi è nuovo, che è completamente diverso da quello che la Argentina ha disputato lo scorso anno. È un campionato molto duro sia dal punto di vista fisico che atletico, e quindi credo che per i giovani sarà una vera palestra e sarà di grande esperienza per il proseguo della loro attività. Se volete aggiungere qualcosa. Volete aggiungere qualcosa? Diciamo, grazie. Che il campionato è iniziato, siamo alla settimana. Grazie. 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 Grazie.